La foto che è stata mandata per quel passaporto era quella di Yuri. Ciao ragazzi, ancora una volta in questo video parleremo di amicizia, quel tipo di amicizia di cui bisogna stare molto attenti, perché ragazzi, quello che questa ragazza ha fatto a una sua vecchia amica d'infanzia è veramente terribile e le ha addirittura rubato l'identità e l'ha trasformata in una bambola. In questo video parleremo dell'assassinio di Rika Okada, che era un'assistente infermiera di 29 anni, nata a Osaka, il cui corpo è stato trovato in uno di questi edifici in cui comunque si mettono cose, non lo so, tipo dei magazzini, in Hachioji, che tra l'altro non è troppo distante da dove ho lo studio io a Tachikawa. Questa storia risale al 2014. Prima di entrare comunque nel vivo di questa storia, vi chiederei di lasciare un mi piace perché aiutereste tantissimo l'algoritmo di YouTube a raccomandare i miei video, specie questi che sono su argomenti un po' delicati, e se vi va commentate, che mi fa molto piacere sempre leggere i vostri commenti. Ma andiamo adesso ad ascoltare questa storia. Rika Okada è diventata molto amica con questa ragazza Ishii, che era in parte brasiliana, e sono rimaste amiche anche per le scuole medie e le scuole superiori. Tuttavia, terminati i loro studi superiori, le loro vite hanno preso direzioni diverse. Okada ha iniziato la sua carriera come infermiera, inizialmente a Osaka e poi successivamente è stata spostata a Tokyo, mentre Ishii ha scelto di tornare in Brasile e completare i suoi studi laggiù. E qui adesso vi voglio anche dire un'informazione che non so se sapete, però se siete diciamo degli HAF, così sono chiamati, quei bambini che hanno magari un padre o una madre diciamo straniero e la controparte giapponese. Ecco, questi ragazzini fino a 18 anni hanno la possibilità di decidere, cioè di pensare a quale delle due nazionalità vogliono fare parte, perché in Giappone voi potete avere soltanto una nazionalità. Quindi a 18 anni dovete scegliere se ricevere il passaporto giapponese oppure se avere quello brasiliano. Tantissimi half in realtà un po' illegalmente mantengono entrambi i passaporti, però se lo scopre il governo giapponese vi dirà che dovete scegliere e se non volete rinunciare al vostro passaporto straniero non avrete il passaporto giapponese. In ogni caso questa Ishii ha scelto di mantenere e prendere diciamo la cittadinanza brasiliana e quindi il suo passaporto è brasiliano. Ishii, pur avendo compiuto questa scelta, scelse anche di tornare in Giappone, passato qualche anno, tuttavia, arrivata in Giappone non ha avuto molto successo nel trovare un lavoro e l'unico lavoro che era riuscita a trovare era lavorare in un konbini, che sono quei piccoli supermercati aperti 24 ore su 24 in Giappone. Tuttavia, passato qualche anno, appunto, avevano entrambe 29 anni le ragazze, hanno riallacciato un po' i rapporti su Facebook e si sono contattate e hanno scelto di rincontrarsi dopo tanti tanti anni. Capite ben che una volta finite le scuole superiori sono passati un sacco di anni fino ai 29, però Okada era talmente felice di rincontrare una sua vecchia amica, diciamo di vecchia data, che ha pure condiviso sul suo status di Facebook quanto era emozionata l'idea di rivedere la sua amica. Di lì a poco penso che se ne sarebbe molto pentita. Le due si incontrarono in un izakaya e qua c'è anche una foto del loro incontro insieme a due altre amiche. Okada è stata vista per l'ultima volta il 21 marzo del 2014. È stata vista al lavoro. Nei giorni seguenti, tuttavia, non si è più presentata. Ha mandato dei messaggi comunque al lavoro e anche ai suoi parenti dicendo di non preoccuparsi, che non stava bene, ma comunque che sarebbe tutto tornato alla normalità di lì a poco. Tuttavia, passate altri giorni, verso metà aprile, ha smesso di mandare messaggi e anche se i genitori hanno provato a telefonarle, nessuno rispondeva. Al che verso maggio i genitori erano così preoccupati per la loro bambina che scelsero di andarla a trovare nel suo appartamento per vedere che fosse tutto ok. Entrati nell'appartamento, subito notarono del sangue sul tatami e anche vicino al suo letto. Tuttavia non c'era il suo corpo e i genitori così scelsero di chiamare la polizia che iniziarono subito le indagini. La polizia scoprì che il 23 marzo una donna che ha detto di essere Okada ha telefonato, sapete, una di quelle aziende che vengono a prelevare i pacchi e ve li spediscono. Si sono presentati a casa sua per prelevare questo pacco che era lungo 2 metri e questa ragazza che ha detto di essere Okada, in realtà poi scopriremo che era Yuri, ha detto di stare estremamente attenti con questo pacco perché era molto delicato e c'era una
preziosa bambola all'interno. Questo pacco è stato spedito da Tokyo a Osaka. Quel pacco è stato spedito proprio in questa casa di Osaka, che appunto era quella di Yuri, che condivideva con un'altra ragazza cinese che tuttavia era tornata a Shanghai perché era rimasta lì in Giappone a studiare, aveva completato il suo percorso di studi e quindi era tornata in Cina. La cosa spaventosa è che il 27 marzo qualcuno ha fatto domanda per un passaporto per Okada, e la foto che è stata mandata per quel passaporto era quella di Yuri, quella ragazza appunto half brasiliana. E inoltre era stato anche fatto richiesta per delle carte di credito, sempre tutte a nome di questa Okada, quindi dell'amica di questa Ishii Yuri. Questo passaporto è stato approvato con le fotografie di Ishii. Capite? È assurdo. È come se qualcuno prendesse la mia identità, sostanzialmente va a fare domanda per un passaporto, manda le sue foto, glielo approvano e gli danno in mano questo passaporto di un'altra persona. La carta di credito che ha fatto domanda le è arrivata in aprile, e con questa carta di credito ha comprato un biglietto per andare a Shanghai da Haneda. Il primo maggio sulla CCTV si può vedere questa ragazza Ishii prendere un volo per Shanghai, e tra l'altro ha preso questo volo assieme a quella sua amica, vi ricordate, quella che era tornata a Shanghai, che era tornata in Giappone per fare una visita, diciamo, fare un viaggio. Quindi entrambe le ragazze hanno preso questo volo per andare a Shanghai. La polizia ha continuato con le investigazioni e ha scoperto che quel pacco che era stato spedito dalla casa di Okada era stato, diciamo, immagazzinato in questo luogo. Sapete, ci sono dei posti in Giappone, non so se ci sono anche in Italia, che voi potete, pagando un mensile, potete avere questo spazio in cui potete mettere un po' quello che volete, una specie di cantina, specie a Tokyo, che a Tokyo, comunque anche a Osaka, che sono tutte grandi città dove gli appartamenti sono piccoli. Magari volete, che ne so, andare all'estero per qualche anno a lavorare, volete un posto dove mettere le cose, è molto economico. Comunque all'interno di questi magazzini hanno trovato il pacco incriminato, e all'interno c'era il corpo di Okada. Sul corpo sono state trovate più di 50 pugnalate e sembra che non ci sia stato nessun tentativo di Okada di reagire. Hanno scoperto, comunque investigando ancora di più sul passato di Yuri, che aveva fatto richiesta per avere un visto, tuttavia la sua richiesta di estensione del visto era stata rifiutata, e quindi era stata in Giappone per più di un anno illegalmente. E hanno scoperto che comunque questa ragazza, metà brasiliana, aveva anche dei problemi economici, cioè il suo conto bancario non c'erano praticamente più soldi, e sembra che ci avesse anche dei debiti. È stata messa sulle liste delle persone ricercate internazionalmente. Il mandato era quello di aver rubato dei soldi, quindi per questo azioni illegali comunque che ha compiuto con le carte di credito, e per essere stata in Giappone illegalmente per un anno. Tutto quello che voleva il Giappone era riuscire a ritrovare questa ragazza e riportarla in Giappone. La ragazza è stata arrestata poco più tardi in Cina, a Shanghai, per aver utilizzato un passaporto che non era realmente il suo. Il problema è che, capite, quando venite arrestati comunque in un altro paese, tutto sta nelle relazioni che quel paese ha con l'altro paese in cui magari ci sono delle accuse in corso, e dal momento che Cina e Giappone non è che avessero chissà che trattative di scambi di criminali, non era così facile mandarla in Giappone, perché normalmente per una situazione del genere, se voi entrate in un paese comunque illegalmente con un passaporto farlocco, diciamo, l'immigrazione dovrebbe rimandarvi nel vostro paese di origine, quindi in Brasile, non in Giappone. Il Giappone ha dovuto utilizzare dei canali comunque diplomatici per riuscire a riaverla in Giappone. Questo tra l'altro è un caso veramente speciale, perché prima di questo fatto una situazione simile era avvenuta nel 1999, quindi una persona che ha dei problemi comunque a livello burocratico con visti eccetera, o usa dei passaporti finti, diciamo che non è una cosa molto comune, e soprattutto ancora meno comune è mandare questa persona magari di una determinata nazionalità non nel suo paese di origine ma in Giappone. Come vi ho detto, l'altro caso che era successo era quello del 1999, di cui magari in futuro farò un video, perché è un'altra storia abbastanza macabra e interessante. In ogni caso, dopo 2 anni e 8 mesi la ragazza è stata finalmente rispedita in Giappone, appunto il 25 gennaio del 2017, e il caso è andato avanti per vari mesi, comunque fino a ottobre del
2019, quindi fino a recentemente. La ragazza è stata accusata appunto di aver utilizzato un passaporto finto sotto un'altra identità, di aver comunque utilizzato anche una carta di credito che non era la sua e soprattutto ancora più grave l'assassinio della sua amica tra virgolette Okada. Quindi quello che le sarebbe aspettato sarebbe stato o una vita in galera o addirittura la pena di morte, perché sapete in Giappone esiste. So che spesso me lo chiedete nei commenti, sì, la pena di morte esiste in Giappone, anche se succede soltanto in circostanze piuttosto particolari. Sembra che non abbia voluto commentare sull'assassinio, non ha detto assolutamente nulla, ha lasciato il suo avvocato che la difendesse in qualche modo. Tutto quello che ha detto è che è stata diagnosticata con un disordine della personalità e questo dovrebbe aver portato a questo assassinio. Quello che dicono è che comunque questo problema della personalità, insomma, è come se dentro di lei ci fossero varie personalità e non tutte sanno che cosa ha fatto l'altra persona, quindi non tutte si ricordano di questo accaduto. Quindi potrete fare qualcosa magari che è completamente al di fuori della vostra persona e non ricordarvi nemmeno di averlo compiuto. Questo almeno era quello che la difesa cercava di sostenere per poterla liberare in qualche modo, forse, non lo so, o riuscire a farle avere una pena meno grave. Tuttavia non sembra che né il giudice né la corte le abbia creduto e infatti hanno detto che secondo loro questo fatto era premeditato e che la ragazza sapeva esattamente che cosa stesse facendo. E quindi sembra che lei specificatamente abbia fatto questa determinata cosa perché avesse un interesse ovviamente a poter rimanere in Giappone, a poter riavere, diciamo, delle risorse economiche, eccetera eccetera. Era in Giappone, non aveva soldi, era lì illegalmente, voleva in qualche modo riniziare a vivere. Alcune persone sospettano che questo suo piano sia stato premeditato prima ancora che riallacciasse i rapporti con la sua amica Okada, quando ancora mandava i primi messaggi su Facebook alla sua amica. Alcune persone tra l'altro sostengono che anche la sua amica, quella di Shanghai con cui condividevano l'appartamento, in realtà fosse coinvolta in questo assassinio e tra l'altro ci sono delle foto in cui si vedevano tenersi per mano e ci sono delle persone che sospettavano che abbiano pensato insieme a mettere in pratica questo piano, si sono messe d'accordo. E tra l'altro era molto strano che la sua amica era tornata a visitare appunto l'amica metà brasiliana solamente per qualche giorno e poi insieme avrebbero preso lo stesso volo per volare a Shanghai. Quindi sembra che questa Yuri abbia cercato di avere un passaporto per poter in qualche modo andare in Cina e potersi riunire con questa sua amica, che ci sono delle speculazioni che dicono che in realtà loro fossero una coppia. Appunto, come potete vedere da queste immagini, molti hanno avuto molti sospetti. Non possiamo sapere esattamente cosa sia successo, in ogni caso quello che è sicuro è che questa ragazza di Shanghai non ha subito nessuna ripercussione, probabilmente non si sa se è stata o non è stata coinvolta in questo crimine, mentre la ragazza Yuri dovrà scontare il resto dei suoi giorni in carcere. Questo comunque ci porta alla conclusione di questa storia. Anche in questo caso abbiamo visto come talvolta ci sono tante persone che si fingono amici che non sono proprio così, capite? Questa è una storia che potrebbe essere successa a chiunque. Magari avete un vecchio amico di vecchia data alle superiori che vi contatta per rincontrarvi e poi magari questo è quello che potrebbe succedere. Quindi ragazzi, è sempre importante andarci con le pinze quando incontrate qualcuno che non vedete da tempo, perché non potete sapere che cosa gli è successo nella sua vita, che cosa è andato incontro e che cosa magari è capace di fare. Quindi ragazzi, mi raccomando, fidatevi solo delle persone che potete fidarvi davvero, perché bisogna sempre stare attenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi inviterei a lasciare un mi piace e commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Un salutone da Seba, ciao!